30 anni fa la struttura del paese più o meno era la stessa, c'erano sicuramente meno case, ma la piazza per esempio era tutta asfaltata e c'era più gente. Infatti la sera anche io, che avevo la differenza di 10-12 anni con le altre persone, stavamo in piazza e giocavamo a pallone tranquillamente. Adesso invece sarà forse la pavimentazione che è più pericolosa, o magari, non lo so, dei divieti che hanno messo, comunque c'è meno aggregazione nella piazza, quindi c'è meno gente. In che modo si preparava alle festività da bambino? Da bambino era un'occasione più o meno come sia a Natale, ma anche l'ultima festa che c'è stata a San Barbato, dove la mamma ci accompagnava nei negozi a comprare il vestitino proprio per l'occasione. Adesso invece questa cosa la vedo un po' che sta andando a scemare. E quali erano le usanze nei giorni di festa? Se vuole può citare anche una festa in particolare così. Ma a Carnevale più o meno erano sempre le stesse, magari c'era sì sempre questo bamboccio finale che veniva incendiato. C'erano i mesi dell'anno, e mentre come piatti tipici c'era la scarpella, che è un piatto proprio tipico nostro. È una specie di pasta al forno in bianco fatta con uova, formaggio, salsiccia. E lei si sente integrato nel suo paese? Io ultimamente non ci sto quasi per niente perché c'è un'attività in un paese qui vicino, quindi anche se poi nell'occasione cercano sempre di coinvolgermi e quindi mi invitano a fare qualcosa insieme ai paesani. Il coinvolgimento. Vabbè, quando ero bambino, sì, diciamo che era di meno adesso. Quando ero bambino, magari anche, parlo sempre del carnevale perché mi ricordo che io, magari a 10 anni, una volta mi vestì da Pulcinella e proprio nell'edificio qui dove c'è adesso l'alberghiero fu fatto un carnevale, logicamente c'erano persone più grandi e questa serata di carnevale un paesano almeno di 15 anni più grande mi prese e mi mise sulle spalle e festeggiavamo là il carnevale vestiti tutti e due da Pulcinella.